Una volta, non so, qui arrivavano i ministri della sanità, inauguravano mega strutture, mega palazzi, mega... Adesso una cosa piccola piccola così, che senso ha? No, che i mega palazzi si facevano e si sono fatti e quindi non c'è bisogno che tornino. Adesso si devono riempire queste strutture di servizi di grande qualità, perché prima non c'erano, adesso ci sono e questo è un fatto che è sicuramente positivo. D'altra parte la sanità non è il palazzo, che pure è importante e che pure si fa una volta ogni un certo numero di anni. Quello che poi è importante è quello che ci si mette dentro, la qualità del servizio che viene svolto. Questo mi sembra una cosa straordinaria perché? Perché tra l'altro non c'è in Italia, se non in una Modena, mi si diceva, oppure a Torino mi sembra di aver sentito. Quindi diciamo che questo è un centro veramente di eccellenza, non autoreferenziale come tutti parlano di centri di eccellenza autoreferenziali. Questo è un centro che non c'è in Italia se non a Modena e a Torino. Va poi a favore di una categoria debole che sono le persone che non sono collaboranti perché magari hanno delle disabilità e in questo senso ritengo che sia evitato loro anche un percorso tortuoso per ottenere quello che magari le persone normali riescono a ottenere più facilmente. Quindi io sono fiero di questa cosa qua. Non è una piccola cosa, qui c'è della tecnologia importante. L'Aquila sta avendo una, diciamo così, l'AS dell'Aquila è l'ASL che sta lavorando come soggetto attuatore, quella che sta lavorando più velocemente. Ci sono soggetti attuatori che pure sono dotati di fondi che vanno dai comuni, dalle province, dai provveditorati delle opere pubbliche, della Gran Sasso Acqua, che sono molto più lenti dell'ASL. Eppure vedo che le polemiche si fanno sull'ASL. Evidentemente sulla sanità c'è sempre chi ci lucra in termini polemiche, si evocano scenari apocalittici inesistenti per quanto riguarda il San Salvatore, ovviamente assolutamente inesistenti, però si evocano per il solo diciamo così, scopo poi di dire noi abbiamo sollevato un problema e magari questo è stato risolto. In realtà qui c'è una... L'ospedale San Salvatore sarà un hub molto importante per la regione Abruzzo, ne saranno quattro, uno di questi sarà il San Salvatore. Quello che stiamo facendo, stiamo riducendo i privilegi, diffusissimi a tutti i livelli, perché se riduciamo questi privilegi avremo i fondi per poi per migliorare i servizi e la qualità della cura nei nostri concittadini. Io penso che lo desiderano. Ecco, il percorso tortuoso, lo dico. Ma ad esempio quei 47 milioni non hanno fatto un percorso tortuoso e magari ci avrebbe evitato di fare le gare europee a noi che siamo un po' così, come dire, sbilenchi e terremotati. No, non hanno mai fatto un percorso tortuoso perché sono sempre arrivati dall'assicurazione e rimasti nelle casse dell'ASL. Tutta la polemica che c'è stata è una polemica assolutamente infondata. Quello che le dicevo prima, che giova a qualcuno in termini politici, sono tutte persone che poi fanno politica in questo senso ma che non riescono a muovere una cosa. Quei soldi sono sempre stati lì, le gare europee si devono fare per il semplice fatto che gli importi per cui si deve intervenire sono importi grandi e non possiamo pretendere nello stesso tempo l'assenza di deroghe che possono poi dar luogo ad infiltrazioni, a situazioni di particolare, no, vantaggio o di poca trasparenza e poi invece non accettare le gare europee. Le gare europee dipendono dal fatto che l'importo dell'intervento è piuttosto importante, ma non sono solo i 47 milioni. All'ospedale San Salvatore l'AS dell'Aquila, la Regione Abruzzo ha erogato 35 milioni di euro che si aggiungono ai 47, quindi la disponibilità finanziaria da spendere attraverso le procedure è supera gli 80 milioni di euro. Ma se trovate qualche ospedale in Italia che si trovi in queste condizioni con soldi già pronti, credo che insomma, sarà difficile, pagherò un caffè a chi lo trova.